Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Sì unanime dell'Aula di Palazzo Cesaroni alla mozione che impegna l'esecutivo regionale a sottoscrivere la Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla. La Giunta regionale dell'Umbria sottoscriva la Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla e avvii percorsi attuativi in sede legislativa ed amministrativa. Promuova inoltre la diffusione dei contenuti della Carta in tutta la comunità regionale. Lo prevede la mozione firmata da Maria Rosi di Forza Italia e approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa. Illustrando il testo, Rossi ha spiegato che 600.000 persone in Europa e 72.000 in Italia soffrono di sclerosi multipla, una malattia che viene diagnosticata soprattutto nella fascia di età compresa tra i 20 e i 40 anni e che colpisce le donne due volte più degli uomini, una patologia di cui non si conoscono completamente le cause e per la quale non sono state scoperte cure risolutive. La Carta dei diritti definisce le tutele in favore dei soggetti colpiti da questa grave malattia, con particolare riferimento al diritto alla salute, alla ricerca, all'autodeterminazione, all'inclusione, al lavoro, all'informazione e alla partecipazione attiva. Approvato in aula il piano regionale integrato per la non autosufficienza, può contare su un finanziamento di 9.854.000 euro. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato, con 16 voti favorevoli e 8 astensioni, il nuovo PRINA, il Piano Regionale Integrato Non Autosufficienza. Relatore dell'atto è stato il Presidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali Massimo Buconi, che ne ha illustrato in aula le caratteristiche e la dotazione finanziaria. Ai 5.854.000 euro destinati all'Umbria dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza si aggiungono 4 milioni di risorse regionali, di cui 2 per la quota sociale, che saranno erogati direttamente ai comuni, con almeno il 20% riservato all'assistenza domiciliare. In totale si tratta di 9.854.000 euro destinati alla non autosufficienza. Il tratto distintivo del nuovo documento sta nel rafforzamento del sostegno all'assistenza domiciliare, ritenuta maggiormente utile e funzionale sia per le famiglie che per le strutture sanitarie. Sarà attuata una strutturazione diversa del semiresidenziale per tutte le categorie della non autosufficienza e, laddove è possibile, una riconversione di posti residenziali in semiresidenziali oppure nei cosiddetti ricoveri di sollievo per i casi di familiari che non possono seguire a casa i congiunti non autosufficienti per motivi di lavoro o altri e che quindi necessitano di ricoverarli. L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità la mozione per la riduzione dei costi delle protesi sanitarie. Intervenire sul Ministero della Salute per un aggiornamento al ribasso e secondo costi standard di mercato delle tariffe nazionali dei dispositivi protesici è quanto stabilisce la mozione rivolta all'esecutivo regionale che l'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità. Il testo, firmato da Oliviero Dottorini dell'Italia dei Valori, prende spunto dalla vicenda denunciata dalla trasmissione Le Iene e relativa all'elevato costo dei plantari ortopedici pagati dall'azienda sanitaria numero 1 rispetto a quelli acquistati direttamente dai privati. La mozione impegna tra l'altro la Giunta ad attivare un'indagine conoscitiva attraverso la direzione regionale competente per verificare eventuali altri casi come quello denunciato. Un caso, secondo Dottorini, di sprechi e malagestione che interpella il governo ma anche il servizio sanitario regionale. Su richiesta dell'assessore Paparelli, rinviato in seconda commissione il testo unico per il governo del territorio, previsto il ritorno in aula a metà gennaio. Con 17 voti favorevoli della maggioranza e 11 contrari dell'opposizione, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha accolto la richiesta formulata dall'assessore regionale all'urbanistica Fabio Paparelli di rinviare in seconda commissione il testo unico per il governo del territorio in materie collegate, programmandone il voto in aula per il prossimo 15 gennaio per una rilettura congiunta e comparata dell'atto con il testo unico dei regolamenti e per evitare, ha detto Paparelli, incongruenze ed errori formali, vista la complessità della materia. Contrario alla proposta si è dichiarato lo stesso presidente della seconda commissione Gianfranco Chiacchieroni, che non ha partecipato al voto, che ha rimarcato il lungo e serio lavoro portato avanti da tutti i commissari, terminato dopo numerose audizioni, con voto favorevole pressoché unanime, solo l'astensione di Goracci. Favorevole invece al rinvio il capogruppo del Partito Democratico Renato Locchi, che dopo aver fatto propria la proposta dell'esecutivo ha sottolineato l'importanza di poter approfondire un punto delicato del
testo. Catiuscia Marini, presidente della giunta regionale, ha tenuto a precisare che il lavoro dei testi unici nasce da una forte iniziativa sua e della giunta regionale e seppure sia importantissimo, ha detto, concludere rapidamente tutti i testi unici che abbiamo approvato, primi in Italia come livelli regionali, le questioni che solleviamo non sono di lana caprina. L'approfondimento richiesto, ha detto la presidente Marini, è nell'interesse delle imprese e dei cittadini che operano nel campo anche dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'uso del territorio, per i quali la prima garanzia è quella che la legge sia costituzionale. Scelta della proposta di legge del Partito Democratico quale testo base, impegno a riunirsi anche durante il periodo festivo. Questo è quanto deciso dalla Commissione Speciale per le riforme statutarie e regolamentari nella seduta del 16 dicembre scorso, impegnata nell'elaborazione della nuova legge elettorale regionale, messa in votazione ma respinta anche la proposta di Umbria Popolare Nuovo Centrodestra, primo firmatario il capogruppo Massimo Mantovani. Tra le varie forze politiche presenti in commissione, le posizioni in campo si possono riassumere molto sinteticamente in questo modo. Partito Democratico e Partito Socialista intendevano sottoporre i testi delle due proposte di legge, soprattutto quella del PD, a verifiche tecniche e di legittimità anche costituzionale prima di avviare il confronto vero e proprio in commissione. Le altre forze politiche insistevano invece per iniziare subito la discussione senza rinvii. Sullo sfondo i temi di più acceso contrasto, in primo luogo la questione relativa al premio di maggioranza con indicazione della soglia minima e eventuale doppio turno. Il lavoro della Commissione ricomincerà sul testo del Partito Democratico definito come documento base, ma rimane in discussione anche quello di Umbria Popolare e Nuovo Centrodestra, come pure eventuali altri emendamenti che saranno nel frattempo presentati. Testo unico per l'urbanistica e nuova legge elettorale regionale. In una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni il centrodestra attacca la maggioranza. I gruppi regionali di opposizione, Umbria Popolare NCD, Forza Italia, UDC e Fratelli d'Italia, hanno tenuto una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni sul martedì nero del PD, che testimonia, hanno detto, come le fibrillazioni interne al Partito Democratico stiano minando il lavoro del Consiglio regionale. Secondo i consiglieri del centrodestra, sono due i fatti emblematici. La mattina di martedì scorso, con una decisione sorprendente in aula, il PD ha di fatto bloccato il testo unico sull'urbanistica, inviandolo in commissione dopo averci lavorato un anno e aver votato il testo finale. Nel pomeriggio dello stesso giorno, in commissione statuto, ha dimostrato di non volere una nuova legge elettorale, ma di puntare a votare con quella vecchia. Mantovani ha detto che dopo il martedì rosso di vergogna per il PD è chiaro che la guerra tra bande all'interno del partito sta minando il lavoro in consiglio regionale. Per Alfredo Desio, questa situazione sulla legge elettorale è frutto della miopia del PD e della paura che paralizza i suoi consiglieri regionali. Secondo Franco Zaffini, il PD non vuole fare una nuova legge per arrivare ad un monocolore nello schieramento del centrosinistra della prossima legislatura. Per Massimo Monni, l'unico interesse del gruppo regionale del PD è quello di non avere un listino, così da non favorire il segretario regionale del loro partito. Sandra Monacelli ha spiegato che nel PD c'è una profonda contraddizione tra ciò che si dice e quello che si fa concretamente. Per Rocco Valentino, la presidente Marini ha fallito perché ha puntato tutto sui testi unici e poi non è riuscita ad approvarli. Raffaele Nevi ha sottolineato che le fibrillazioni dentro il PD stanno bloccando il lavoro del Consiglio regionale. Approvato in terza commissione il piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica per l'anno 2015-2016. La terza commissione consiliare ha approvato a maggioranza il piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica per l'anno 2015-2016, dando via libera all'istituzione di un indirizzo alberghiero per l'Istituto Cassata Gattapone di Gubbio, grazie a un emendamento presentato dal consigliere Orfeo Goracci e votato anche da Smacchi e Galanello del Partito Democratico, Valentino e Nevi di Forza Italia, con voto invece contrario di Buconi, Dottorini e Cintioli. All'unanimità è stato deciso di annullare gli accorpamenti previsti su Terni, grazie all'emendamento presentato dai consiglieri Stufara, Galanello e Nevi. Sempre all'unanimità, accolta la proposta di risoluzione presentata dai consiglieri Nevi, Stufara e Zaffini, che impegna la Giunta a insediare un tavolo di confronto per garantire il regolare percorso scolastico degli alunni della scuola Montessori di Terni.
Altra modifica approvata all'unanimità con l'emendamento a firma Stufara-Galanello assegna l'autonomia scolastica alla scuola di San Venanzo, che si trova nel territorio provinciale di Terni e non avrebbe potuto essere unita a Marsciano, come chiedeva. L'istituto Maiorana di Orvieto avrà l'indirizzo amministrazione e financial marketing grazie a un emendamento a firma Galanello. Non è passato invece l'emendamento proposto dal consigliere Massimo Monni, che prevedeva di mantenere due autonomie degli istituti De Gasperi e Battaglia, entrambi di Norcia, integrando quest'ultimo con gli studenti della sezione di Cascia del liceo scientifico Marconi di Foligno. L'ultima parola adesso spetta al voto finale sul documento, che dovrà essere espresso dall'aula di Palazzo Cesaroni. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it, e su YouTube. Grazie per l'attenzione e arrivederci.